Questo programma è offerto da... Finalmente l'ho trovata. Ce ne siamo. Ti dico che lei è sicura, capace, sa starmi vicina, solidale e crede nei miei stessi valori. Stai correndo troppo. Ci darà una mano con la nostra startup. Senti, io gliel'ho chiesto. Di sposarla? Ma no, di diventare socio. Socio di Emilbanca. Entra in Emilbanca, la tua passione è anche la nostra. Emilbanca, il cuore nel territorio. Buonasera a tutti, bentornati a Basketland. Vince la Virtus la partita contro Tenerife 73-61, vincendo appunto la Champions League, e aveva vinto anche la Fortitudo la partita appunto contro Roma per la 2, 103-100. E nel corso della puntata parleremo del caso della Fiat Torino, salva sul campo ma estromessa dalla Lega Basket per la prossima stagione. E poi naturalmente parleremo dei più di 17.000 spettatori per le semifinali di Champions ad Anversa. Ed ora possiamo cominciare. Quasi quasi mi faccio uno Yomo. È nato Yomo Go! Da oggi puoi goderti lo yogurt dove vuoi tu. Buono, 100% naturale. Yomo Go, lo gusti senza cucchiaino ovunque sei, perché si conserva 4 ore fuori frigo. Yomo Go, il nuovo modo di mangiare lo yogurt. Naturalmente Yomo. Buonasera a tutti, bentornati a Basketland. Qui in studio con me, come sempre, Marco Calamai. Buonasera. Alessandro Sagni. Buonasera. Fabrizio Pungetti. Ben ritrovati. E poi abbiamo come ospite il nostro amico ormai di Basketland, Aldo Zivieri, della macelleria Zivieri Massimo e super tifoso Fortitudo. Eh sì, eccolo qua. Allora, iniziamo dalla notizia di oggi, Marco. Beh, diciamo la notizia principale di queste ore, per non dire minuti, è la Virtus che dopo 10 anni, giusto Ale, dalla Challenge, si chiamava così quella? Euro Challenge, torna a vincere in Europa, e è una coppa, la Champions League, diciamo, una coppa comunque importante, una vittoria non certo sorprendente per la stagione eccellente che ha fatto la Virtus in Europa, però non facilmente pronosticabile, perché obiettivamente gli avversari erano di alto livello, soprattutto il Bamberg, che non è in un momento facile in campionato, ma è solamente una squadra di statura europea. Questo è comunque un grande risultato, questa vittoria anche per il basket italiano. E naturalmente è una vittoria importante anche per il basket italiano, la vittoria in FIBA Europa Cup di Sassari, ottenuta in settimana contro anche qui una squadra tedesca. E credo, poi Fabrizio su queste cose è più bravo di me, statisticamente non ho memoria di due squadre italiane che vincano due coppe, naturalmente non la principale, ma l'Eurolega, al di là della stagione non buona di Milano, noi per qualche anno non possiamo vincere evidentemente, però due coppe comunque portate a casa significano che qualche cosina a livello medio-alto si sta muovendo nella nostra pallacanestro, insomma è un soffio di vita e diciamo anche di speranza. Marco, una comunicazione di servizio, purtroppo ci dicono anche via SMS che il nostro sito è offline, quello dello streaming, quindi ci dispiace molto, ma per chi voleva vederci sullo streaming questa sera purtroppo non è possibile. Ecco, quindi però funzionano gli SMS, i messaggi. SMS, diamo magari la possibilità domani, se volete, chi è all'ascolto magari, oppure sì, nella replica di domani mattina, oppure se no su internet, basta che digitate Nuova Rete Basketland e trovate tutte le puntate, compresa ovviamente quella di stasera, da domani mattina. Comunque, diciamo, per chiudere, una settimana molto intensa, così risolleviamo anche il morale di Aldo, con la Fortitudo che dopo la Supercoppa e soprattutto la promozione in Serie A
ha vinto anche la finalina o finale insomma di A2 con lo scudettino diciamo di A2, il terzo risultato. Alla fine poi Bologna insomma tanto mai non va, Bologna è in grande ripresa, Fortitudo vince una coppa, la Fortitudo che vince le sue manifestazioni e torna in Serie A non è male. Assolutamente, e al di là del tifo credo che sia un bene per tutti, perché comunque si genera quell'entusiasmo di cui la città comunque ha bisogno, che sta vivendo in certi settori, e però devo dire sì, non arriverò mai a festeggiare una Coppa della Virtus, però sicuramente la guardo. Però vedi, in questo è molto, penso io, Fabrizio, in questo altro. È molto più sportivo Alessandro, perché per festeggiare tutte e due le squadre si è messo il papillon per la vittoria della Virtus, però se l'è messo bianco-blu, così festeggia anche lo scudetto della Fortitudo, della vittoria della Fortitudo. Assolutamente. Vero, Ale? No, assolutamente, bianco-blu, perché è molto sottile come ironia la mia, l'avevo promesso domenica scorsa, ti ricordi, avevo detto se la Virtus dovesse succedere porta a casa la Coppa, visto che quando la Virtus vince qualcosa io il giorno dopo sfoggio il papillon, e quindi io stasera ho dato ancora una volta seguito. Parla anche della premessa della televisione, anche torta a cena, mi hai detto, vero? Assolutamente sì, la torta stasera c'era una buonissima tenerina, ovviamente rigorosamente bianca e nera. Va bene. Non abbiamo speranze, però è stato sportivo e si è... Quella non ce l'ha portata. È finita. Però in compenso, Aldo, come possiamo vedere accanto ad Alessandro, qualche prodotto della macelleria ce l'abbiamo. Sì, quindi... infatti devo dire che Aldo ha portato il salame, ha portato i wurstel, la mortadella, e ho detto la coppa ce la metto io, tranquillo Aldo, non c'è problema. Va bene, tutti d'accordo. Allora, visto che non abbiamo ancora il collegamento per il terzo tempo Fortitudo con il general manager Marco Carraretto, intanto mandiamo il punto del presidente Virtus. Allora, come sapete ormai da diverse settimane, da quando non c'è più con noi purtroppo Alberto Bucci, abbiamo tenuto e mantenuto questo punto che per anni ci ha accompagnati in trasmissione. E mai come stasera sono contento di averlo tenuto, perché credo di poter dire, naturalmente a nome di tutti, credo, gli sportivi, che questa finale di Champions vinta per Alberto sarebbe stato toccare il cielo con un dito, e poche persone, forse nessuno come lui, si è speso perché questo potesse succedere, sia a livello di rapporti, di richiesta di questa partecipazione, di partecipazione nella formazione della squadra. Conoscendolo, penso che lui avrebbe detto che questo comunque è un punto di partenza o di ripartenza per la Virtus, non deve essere evidentemente un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. Conoscendolo, credo che anche in spogliatoio o prima o dopo, nel fare complimenti alla squadra, mi permetto di dire che avrebbe detto: ma perché non avete sempre giocato con questa intensità, con questa difesa e conseguentemente con questo risultato? Penso che questo gliel'avrebbe detto, magari con un sorriso. Però chiudo e poi passo la parola ad Alessandro dicendo che questa è una coppa di tante persone, del pubblico, di Zanetti, dell'allenatore di prima, dell'allenatore di oggi, perché queste cose non vanno dimenticate, dei giocatori, che quando giocano così sono dei giocatori veri, ma penso che più di tutti sia la coppa di Alberto Bucci, non di ora ma anche della ripartenza. Bravo Marco, infatti anch'io volevo appunto dire questo, vorrei ringraziare pubblicamente il dottor Massimo Zanetti, perché stasera appena finita la partita, sentito dalla televisione, ha dedicato la coppa, questa vittoria, proprio ad Alberto Bucci, perché credo che sia stato fondamentalmente lui nell'estate di 2 anni fa, e io c'ero, eravamo un centinaio in sala borse, quando ricostruì quella Virtus dalle ceneri della retrocessione, dicendo: questa è una squadra a cui dovete volere bene, perché è una squadra che sarà una squadra piena di giovani, dovremo valorizzare i ragazzi del nostro vivaio,
Poi ad un certo punto, grazie anche ai buoni uffici dello stesso Alberto, arrivò in maniera pesante Zanetti a metà stagione e la Virtus fece questo salto di categoria con la promozione immediata e l'anno scorso già una prima avvisaglia di quello che era gli investimenti del gruppo Segafredo. Quest'anno, ricordo sempre, la Virtus 2 anni fa giocava in A2 e vinceva quel campionato. Quest'anno la Virtus, dopo praticamente al secondo anno di militanza nella massima serie, si permette di portare a casa un trofeo continentale. Credo che questa coppa, più di ogni altra cosa, sia veramente la coppa di Alberto Bucci. Grazie al Presidente. Bene. Allora, non abbiamo ancora il collegamento, quindi sta arrivando. Intanto comunque ricordiamo il nostro numero di telefono, il 366 27 10 250 per i vostri sms. E Marco, intanto introduciamo anche, ecco, abbiamo, ce l'abbiamo in collegamento con noi Marco Carraretto. Pronto? Sì, buonasera. Ciao Marco, ciao, grazie. Buonasera. Grazie di essere con noi anche stasera. Però mi sembrava giusto, a cronamento di una stagione unica per la Fortitudo, no? Mi sembra di ricordare Supercoppa, promozione in Serie A e anche questo scudettino della Lega 2 battendo Roma. Quindi diciamo chiusa una stagione trionfale, va bene? Sì, beh, sicuramente siamo stati molto contenti di quello che è stato l'andamento della stagione. Ciliegina sulla torta è stata la vittoria con Roma, che ha sancito la nostra supremazia, diciamo, sui due gironi, quindi siamo molto contenti, è innegabile. Senti, secondo te, adesso lo possiamo dire perché è finita la stagione, diciamo, sportiva, adesso parte quella del prossimo anno, qual è stato il tuo momento o quello che tu hai percepito all'interno anche della società o della squadra, il momento più difficile in un anno comunque molto positivo, non dico di paura, ma comunque un momento problematico, se c'è stato durante l'anno, mi invento io, non so, dopo la sconfitta interna con Montegranaro, quando Mancinelli riprovava a tornare in condizione ma continuamente non ci riusciva, fino poi a riuscirci, ecco, se c'è stato qualche momento più difficile. Ma io credo che abbiamo avuto quest'anno la forza di non piangerci addosso e di vedere sempre cosa potevamo fare anche in situazioni di emergenza per cercare di vincere, di continuare la cavalcata che stavamo facendo in campionato. Quindi momenti difficili ce ne sono stati, sono quelli che un po' hai elencato tu. Però la forza di questa Fortitudo è stata quella di non piangersi addosso, di guardare sempre avanti e di cercare di fare di necessità virtù e di fare il meglio possibile con quelli che erano, diciamo, i giocatori disponibili. Quindi momenti difficili ce ne sono stati sicuramente, la bravura, la forza è stata quella di non dargli il peso più grande di quel che era, ecco. Certo, il momento della gioia maggiore, la vittoria con Ferrara e quindi la matematica promozione? Ma quello sicuramente è stato un obiettivo raggiunto che ha fatto esplodere la gioia all'interno del nostro popolo e all'interno di noi come società. Però anche la vittoria di mercoledì contro Roma in questa finale, insomma, è stata una bella soddisfazione. Un'ultima cosa, ti ho promesso che fino alla settimana prossima e alle prossime domeniche non parliamo niente, non ti chiediamo niente della squadra futura, perché è anche un rispetto per chi ha fatto una stagione straordinaria come questi giocatori. Posso solo spezzare una lancia da spettatore, da simpatizzante, nella speranza che non sia... Dimmi solo se è già scartata l'ipotesi Esbruck o c'è ancora una pista aperta, perché è quello che più sento da parte della gente, un'ammirazione totale per come ha giocato questo giocatore, ma soprattutto per come si è posto come persona in attacco, in difesa e anche come atteggiamento, nonostante tante traversie fisiche e umane che ha dovuto passare. Ecco, se c'è ancora una valutazione nei suoi confronti. Ma allora, Kenny è stato un professionista assoluto di questa stagione, un protagonista insieme a tutti gli altri di questa cavalcata trionfale. Come hai detto tu, non sono state prese nessuna valutazione, quindi tutto è ancora da decidere, ancora da studiare, quindi non ti dico né sì né no, nel senso è come gli altri in valutazione,
cerchiamo di vedere la squadra migliore che possiamo fare e vediamo quelli che sono, e dal punto di vista economico e dal punto di vista delle ambizioni dei giocatori, quella che può essere la fortitudo migliore per competere in Serie A. Certo. Credo che comunque la gente della coppia formata da te e da Martino si debba fidare, visto che tipo di squadra avete costruito quest'anno. Aldo, sei d'accordo? Assolutamente sì. Abbiamo un imprenditore che è anche un super tifoso fortitudo, Aldo Zivieri, accanto a me, quindi hai detto che si fida anche lui. Grazie, la nostra voglia è quella di non deludere, cercare di far sempre meglio, quindi chiaramente ci metteremo come l'estate scorsa anima e corpo nel cercare di fare la squadra più forte possibile con quelle che sono le disponibilità e con quelle che sono un po' gli scotti del passaggio di categoria. Quindi cerchiamo di fare il nostro meglio e speriamo che la fortitudo dell'anno prossimo possa regalare ai tifosi gioie diverse ma della stessa entità di quelle che siamo riusciti a fare quest'anno tutti insieme. Grazie Marco, grazie di tutto e in bocca grazie al lupo per tutto e tanti complimenti, ora si possono anche fare. Crepi, grazie, buonasera. Arrivederci. Complimenti. Facciamo un mini sondaggio proprio... non sulla squadra che verrà, perché credo che sia, ripeto, un rispetto anche per questi giocatori straordinari. Io mi sono già espresso e l'ho detto tante volte, essendo fondamentalmente un romantico li terrei tutti, sapendo di sbagliare, quindi voglio dire, lo dico in partenza, ma il discorso di Esbrook non l'ho fatto a caso, perché ha dato un rendimento e ha avuto un atteggiamento tale per cui, parlando con la gente, si percepisce proprio la speranza che questo giocatore, nei 5 o 6 stranieri che comunque ci saranno, possa ancora essere presente. Tu Ale cosa faresti? Mettiti nell'ottica tecnica proprio. Certo, no, ma infatti guarda, volevo parlare solamente a livello tecnico. Ecco, quello che io ti dico sull'esperienza fatta dalla Virtus proprio 2 anni fa e con la squadra dell'anno scorso, farei molta attenzione a confermare troppa gente perché si è visto il risultato della Virtus l'anno scorso, figlia della riconoscenza. E ha avuto maggiori difficoltà rispetto a quelle che avrebbe avuto una squadra costruita direttamente per fare. Quindi tu allargate il discorso su tutti. Benedetta, te lo chiedo lo stesso, ma io e te la pensiamo uguale. Io a Esbrook lo vorrei sempre tutta squadra. La vita. Io l'ho già detto. Io sì, faccio fatica a non seguirvi, anche perché era tanto tempo che non vedevo un americano difendere. Quindi nonostante lui passi per probabilmente il miglior realizzatore, ha fatto 35 comunque, anche mercoledì, quindi sì, non è comunque che... sì, ci sono dei momenti topici in cui lui la palla la prende e poi parte, insomma. Quindi Fabrizio, faccio fatica in questo caso a scindere l'aspetto umano da quello tecnico, perché sicuramente Esbrook meriterebbe una conferma quasi a vita per quello che ha dimostrato, al di là del suo valore di giocatore. Al tempo stesso i giocatori andranno inseriti in un contesto globale, certo, e quindi certo, bisognerà verificare anche le altre scelte. È anche vero che proprio difensivamente in Serie A non aveva la stessa intensità che ha avuto in questo contesto di A2. Insomma, una scelta soffertissima. Qualche settimana fa dissi che ero dubbioso sulla sua conferma. Stavolta prevale il cuore, cambio idea. E speri? E spero. Bene. Io aggiungo solamente, ricordatevi che la Serie A è un campionato diverso dalla 2. Certo. Per fisicità e velocità di gioco. Passiamo invece ai punti dell'opinione, Marco. Sì, anche qui insomma, sono occasioni di confronto interessanti. Allora, penso che tutti avrete seguito e chi ci segue per via attraverso lo schermo anche, questo caso esploso della Fiat Torino. Le difficoltà di Torino erano note, le difficoltà della famiglia Forni sia sul piano gestionale che sul piano diciamo economico, perché c'erano dei ritardi negli stipendi, anche queste erano note. Era nota l'impegno di una cordata torinese che si impegnava molto, ma non aveva le risorse sufficienti per pagare i debiti pregressi e per affrontare il futuro. Ma tutto ci saremmo aspettati fuorché che venisse fuori il nome di Gerasimenko, l'ex proprietario di Cantù, con interventi importanti e bonifici promessi sostanzialmente determinanti per salvare la stagione.
Da questo, diciamo, da questa situazione è emersa un provvedimento di Lega che non ha precedenti, diciamo, nelle gestioni della Lega degli anni scorsi, e un invito, una lettera scritta da parte della maggioranza delle società, credo 14 su 16 se non sbaglio, o 16 su 18, non me lo ricordo. 14 su 16. 14 su 16. Astenuta Cantù e ovviamente Torino contrario. Che hanno mandato una lettera alla federazione, che poi è depositaria della scelta definitiva dell'esclusione di Torino, non da questo campionato ma dal prossimo campionato, nel senso che le altre società non accettano più che faccia parte di un consorzio di società professionistiche una società non con questi debiti, ma una società che si permette di prendere al suo interno e di vivere sostanzialmente con le risorse di un proprietario che fino a pochi mesi prima era proprietario di un'altra squadra nello stesso campionato e nella stessa Lega, e che aveva messo in condizioni di essere sul punto di fallire e poi salvata anche lì attraverso interventi di cordate locali e dello sponsor. Da qui poi, questo è un aspetto su cui volevo parlare. Naturalmente poi si è aggiunto anche le inchieste, le informazioni prese dalla commissione della Comtec, che ha acclarato, e qui non c'entra i fondi del proprietario di Cantù, mancanze e inadeguatezze sul piano dei versamenti IMPS e dei versamenti IRPEF nel passato, che non credo sia ancora definitivo, minacciano di far arrivare sul capo di Torino 6 punti di penalizzazione che la porterebbero all'ultimo posto e probabilmente alla retrocessione in lotta con Pistoia anche in questo campionato. Ci sono state reazioni diverse, mi pare che la stragrande maggioranza siano state, diciamo, posizioni che hanno appoggiato questa scelta della Lega, perché è all'interno dello stesso campionato che queste cose non possono essere accettate, evidentemente. E poi è evidente qualche giornalista che anche stimo di Torino ha stigmatizzato dicendo la Lega non si è mai mossa con questa velocità, guarda caso una piazza importante come Torino che rinasce. Dico anche che queste cose non sono mai successe, ecco, di gravi sì, ma che un proprietario che ha messo sul bordo del fallimento una società entri anche in un'altra a salvarla. Giustamente mi pare che il direttore generale Mauri di Cantù ha detto ai dirigenti di Torino: allora pagate voi i nostri debiti, perché se lui è entrato lì ci ha lasciato un milione di buco da questa parte, no? Quindi mi sembra che questo sia, da questo punto di vista, reputo corretta questa decisione della Lega. Te, Fabrizio, cosa pensi? Ci sono due binari, secondo me. Dal punto di vista sostanziale, chi potrebbe non rimanere allibito al fatto che Gerasimenko diventi l'ancora di salvataggio di un'altra società dopo quello che era successo, a Cantù. È vero che certi episodi non erano mai successi nell'arco di uno stesso campionato, certo, ma proprietari che hanno cambiato le tende da una città all'altra, ne abbiamo avuti tanti altri, e in ogni luogo dove sono stati poi non sono ricordati proprio per aver fatto il bene di quei posti, da Papalia a Michele Martinelli e quant'altri. Sicuramente è un fatto più unico che raro. La questione dei debiti, ci sono due versioni. È anche vero che la nuova proprietà di Cantù, nel momento in cui ha deciso di diventare proprietà, si sarà fatta carico anche dei debiti. Il provvedimento della Lega sicuramente colpisce, ci sono anche qui varie versioni, chi dice che questo nuovo comma del nuovo statuto, che era stato approvato da pochissimo tempo, a marzo, tra l'altro col voto favorevole di Torino, che quindi è stata poi vittima di se stessa. Dovesse essere ancora ratificato dalla FIP, e quindi Torino si attaccherà al fatto che questo statuto, questo comma, fosse già applicabile. Insomma, una questione veramente controversa che fa solo una grande tristezza.
Aldo, da imprenditore, non è facile vedere la situazione qua. Sportivamente è un dolore per il basket italiano, no? Torino è una piazza importante, grande palazzetto, grande pubblico anche. Sì, no. Però ci sono delle norme. Ci sono delle norme, sinceramente sentire parlare di queste cose purtroppo mi ricorda ai nostri bonifici che non arrivavano mai. Anche questa alla fine non è arrivata. E anche questo sembra che non sia arrivato, non arrivi, e non lo so. Ecco. Anche questo fatto alla fine potrebbe in un'avvertenza legale poter avere un peso, perché di fatto è stata esclusa una società che in realtà non ha Gerasimenko o Gerasimenko tra i suoi soci, perché di fatto alla fine Gerasimenko non lo però è diventato. Però no, questo non è un provvedimento, Fabrizio, al momento legale, è una lettera di intenti rivolta alla federazione, la federazione deve ancora decidere, evidentemente. Certo, se questo Gerasimenko continua anche a offendere la federazione, Petrucci stessa, eccetera, e mi pare che sia la strada migliore per andare verso questo risultato, però... Comunque la vicenda dell'eventuale meno 6 taglierebbe probabilmente la testa al toro, salvo che Torino non si sa... basse sul campo e a quel punto dovrebbe trovare una nuova proprietà. Questo è evidente. Per inciso vi dico che con certezza so che questo Gerasimenko si era mosso anche per altre piazze prima di approdare a Torino, questo ve lo do per inciso, ma come informazione. Quindi si vede che l'interesse di Torino a prendere un personaggio simile è evidente che è soltanto economico, per salvarsi uno prima di affogare si attacca a tutto. Mi sembra discutibile come scelta, piuttosto faccio una sana a due e non mi attacca a questo, però ci sta, l'interesse suo andrebbe provato. In quel caso però si sarebbe trattato di fallimento, non di fare la due, Torino sarebbe fallita. Sì, poteva rischiare anche questo è vero, però vuol dire ci sono personaggi che andrebbero evitati quando li si conoscono dal di dentro, cioè qui aveva già fatto dei danni. Invece andando su cose più positive, ancora più positive perché poi una squadra italiana, la Virtus, ha anche vinto questa Coppa, però qui parlavo di Palasport, Aldo, e cioè alla fine la scelta della FIBA è andata su Anversa, che conta, pur essendo una città più o meno leggermente più grande di Bologna, parliamo di 500.000 di abitanti, però con un Palasport enorme, oltre 17.000 posti, e la risposta incredibile da parte di un pubblico e di una popolazione non così, cioè molto più dedita al ciclismo, per intenderci, che non al basket, risposta pazzesca, e quindi ti viene da dire, in effetti i luoghi belli, un bel battaggio pubblicitario, un bel richiamo, alla fine invitano le famiglie ad andare, è un dato di fatto questo. È assolutamente un dato di fatto, probabilmente basta un po' girare il mondo, basta un po' girare l'Europa, abbiamo sicuramente grandi città, ma che hanno 6, 7, 5 palazzi da 15-20.000 posti, probabilmente Bologna, considerata da tanto tempo, e speriamo che lo ritorni effettivamente la capitale del basket italiano, chi pensa a delle strutture con tutto il bene che vogliamo al Paladozza e con tutto l'amore che noteriamo nei confronti di questo posto ha qualcosa di più in linea con i nostri tempi, sicuramente mi sembra che non sbagli, anche perché queste cose poi generano entusiasmo, generano business, e purtroppo dobbiamo considerare che tutto aiuta un movimento che in Italia deve ancora crescere tanto, perché ne avrebbe le potenzialità. E che tu ridete? No, rido perché ogni tanto arrivano dei messaggi che mi fanno sorridere. Puoi anche anticipare qualcosa? No, dopo, dai, che ci lasciamo per dopo. Tutti vabbè, questo era il discorso anche dei Palasport. L'abbiamo trattato. Benny, abbiamo... Chi sono invece i giocatori italiani alla ribalta che avete scelto? Ma guarda, uno, mentre parlava prima Alessandro, giustamente ricordando l'epoca del rilancio di Bucci, della 2 di coach Ramagli, io voglio ricordare Sacripanti, voglio ricordare anche Ramagli perché sono dei coach molto importanti per questa ripartenza della Virtus. Mi piace ricordare, ecco, un giocatore che io cito anche tra i giocatori italiani, che nemmeno io pensavo che potesse essere così determinante in Serie A, lo è anche in Europa, ed è curiosamente lo stesso playmaker che ha giocato in Virtus e che ha contribuito in modo importante, anche col canestro decisivo a Trieste, a portare la squadra in A1, che è Spissu, e si è ripetuto, andando contro il proverbio che ne è un profeta in patria, lui da sassarese, da sardo, nella sua città, avendo fiducia prima da Esposito e adesso da Pozzecco, ma sta giocando da
più di un mese a questa parte ha 10-15 punti di media e sempre in campo quando conta. Spesso ha vinto la Coppa con Sassari, ha contribuito alla promozione della Virtus ed è un giocatore davvero oggi molto importante. E su questo giocatore, un allenatore che noi stimiamo molto e che speriamo avere in trasmissione, che è Demis Cavina, bolognese, imolese, anzi di Castello esattamente, ha fatto tantissimo, come Spissu stesso ha ricordato in un'intervista, quanto è inciso su questo giocatore. Quindi Spissu sta giocando bene, anche il fratello di Gentile, Stefano, sta giocando molto bene Ponolara, Ponolara determinante anche in questa Coppa. Devo dire lo stesso Baldi Rossi, utile in questa Virtus, seconda versione di Djordjevic. Non so stasera gli italiani che cosa stiano facendo, Fabrizio, perché siamo qui che parliamo, sì, certo, mentre loro stanno giocando, giusto? Certo. Quindi, sicuramente possiamo dire che Abbas è un giocatore che sta facendo benissimo e si è letto anche un obiettivo della Virtus. E invece di che cosa ci parla questa sera il tuo punto, Punzo? Ma cominciamo sicuramente dai trionfi europei di questa settimana di Sassari e della Virtus. Caro Alessandro, sei vestito di bianco-blu perché c'è tanta fortitudo in questi trionfi europei. Pozzecco e Djordjevic da una parte, e il bianco-blu ci sta perfettamente. Come c'è tanto bianco-nero nel trionfo della fortitudo. Esattamente, quindi ormai abbiamo sdoganato questo compromesso. Ma stasera siamo tutti e cinque estremamente sorridenti. Questo compromesso. Direi che quello che mi colpisce, al di là delle battute, è il fatto che abbiano vinto due allenatori che erano entrambi ex playmaker, con modi diversi, perché Sassari gioca in una maniera completamente a quella che è stata la rivoluzione difensiva di Djordjevic e che ha trasformato in squadra questo gruppo pronto per le Final Four di Champions. Tra l'altro, diciamo che né Pozzecco né Djordjevic erano playmaker particolarmente difensivi. Confermo. Sassari gioca una difesa diversa, fisica, atletica, comunque è bello che siano proprio due giocatori che partivano da quel ruolo nevralgico a essere oggi i piloti di due squadre che tornano a farci vincere in Europa. Sul discorso degli impianti direi che da questa Final Four ci vengono due lezioni. Una, quella sugli impianti, dove siamo veramente alla preistoria e dove abbiamo dovuto arrenderci a quella che era un'evidenza, che i 5.000 posti di capienza obbligata fossero un'utopia, addirittura siamo tornati ai 3.500, anacronistici, perché su molti campi sono sicuramente pochi, faccio l'esempio di Venezia e di Brindisi, ma in Italia non si riescono a costruire impianti. L'altra è culturale, è di mentalità. Quando si fanno manifestazioni di questo tipo in Italia e in campo non c'è la squadra di casa che viene eliminata magari all'inizio, assistiamo a vuoti totali. Ebbene, io credo che questa sia stata una grande lezione di cultura sportiva e della mentalità con cui andrebbe vissuto lo sport. Infine, mi ha fatto piacere, perché ritengo che le persone che riconoscono un errore, perché credo che di fatto sia stato ammettere un errore, leggere la dichiarazione del presidente Pavani che sognerebbe il ritorno di Candy in fortitudo. Va bene, mi attacco non a questo, mi attacco al ragionamento di prima, poi convongo anche Aldo per dire che concordo, come spesso mi capita, su tutte le valutazioni che ha fatto Fabrizio, con questa eccezione. È vero che in Italia manifestazioni simili difficilmente hanno un riscontro come quella di Anversa, per esempio, a meno che non ci sia una squadra di casa, con l'eccezione del Mandela di Firenze. Perché questo è un campo, una città dove il grande basket manca. Manca, ma si vede che c'è voglia. È un campo molto raggiungibile dalla stazione con queste organizzazioni. Da Bologna è uno scherzo, per esempio, andare lì col treno. Però questo lo dico con una nota di rammarico, perché dopo aver azzeccato la città giusta e per due anni uno spettacolo straordinario di gioco, ma anche di contorno, è stato scelto un'altra città. Pesaro. Nel silenzio si va a Pesaro,
penso a uno degli impianti più importanti d'Italia, evidentemente, sono molto curioso di vedere se la risposta sarà la stessa. Logisticamente e geograficamente è più spostata, è evidente che si va con più facilità a Firenze che a Pesaro, evidente. Però voglio vedere, aveva scelto bene la Lega, insomma un altro anno o due a Firenze ci stava bene. Ti voglio chiedere, Aldo, se te, quando da tifoso in epoche diverse hai ammirato, tifato e apprezzato prima Giorgiovic e poi Pozzecco, avresti mai immaginato che tutti e due sarebbero diventati allenatori? Perché Giorgiovic è molto fresco come allenatore, ha più fatto, diciamo, storia con le nazionali che con le squadre di club. Con le squadre di club lui non vince mai in campionato, anzi va abbastanza male anche negli altri, e vince sempre, se tu guardi, ha vinto la Coppa di Germania, ha vinto la Coppa, mi sembra, in, dove era, nell'altro, non so se in Grecia o in Turchia. E in campionato l'hanno anche mandato via, mentre con la squadra nazionale va bene. Ecco, se questi due allenatori, questi due giocatori straordinari in modo diverso, tu li avevi mai pensati allora come allenatori? Beh, di Giorgiovic non posso più parlare, perché quest'inverno, quando mi sono venuto a trovare, mi hai chiesto il giocatore a cui ero più affezionato, ho tradito il post per Giorgiovic ed è finita come, meno male che ci ha messo una pesta in settimana anche lui, effettivamente. Una post. E effettivamente su Giorgiovic però avrei scommesso dei soldi, perché era un allenatore probabilmente in campo già ai tempi, forse dovuto anche a quell'incredibile fucina e scuola di giocatori di grandissima classe. Pozzecco è assolutamente una sorpresa, e questo va oltremodo a, come merito, alla società poi della Fortitudo, che mi sembra che sia fin troppo, non posso dire deprezzata, ma sottovalutata, perché comunque sia l'anno scorso in quel momento di difficoltà il posto è stato preso e sembrava la follia del secolo, poi è andato a Sassari, ha vinto e comunque sia non è ancora finita, bene o male, insomma merito suo di qualcun altro. E quest'anno addirittura poi uno chiaramente uno dei punti forti del campionato è stato azzeccare l'allenatore, quindi credo che ci sia qualcosa di più del nulla di cui alle volte nei bar si circola. In realtà sta crescendo un movimento supportato da questo grandissimo tifo che è la colonna portante, però vedo l'anno prossimo con più fiducia di quella che magari... Io penso che come società legata al discorso allenatore, la Fortitudo abbia avuto negli anni un merito, che è un merito raro nel mondo di oggi, che è quello di lasciar lavorare gli allenatori. Forse nel caso di qualcuno anche troppo, senza intervenire, però gli fa lavorare, cioè non si intromette. Beh, e gli lascia lavorare. Io voglio dire questo, al di là del primo caso dove la mia opinione è nota, siccome anche a me mi piace che lo facciano gli altri, anch'io se posso riconosco gli errori. Confesso che io il Pozzecco visto a Bologna ho pensato che non avrebbe mai più potuto fare l'allenatore, e che in quel momento sia stata una scelta completamente sbagliata, questo lo penso ancora. Probabilmente la scelta della continuità con Comuzzo sarebbe stata più opportuna. Oggi, devo dire, non so se Pozzecco diventerà comunque un allenatore di primo piano, ma oggi per la prima volta ho la sensazione che Pozzecco sia allenatore. Poi potrà essere più bravo o meno bravo, ma finalmente allenatore. Finalmente lui ha scelto una società nella quale e della quale non era tifoso. Prima la sua passione l'ha portato. Marco, scusami, un altro messaggio che mi fa richiamare un discorso di servizio. Mi dicono che non ci vedono sul 110, ovviamente, perché non siamo più su quel canale. Siamo sul canale 78 e 86, se magari avete occasione di passare l'informazione a chi non ci sta vedendo. È corretto 78, Max? Sì, è corretto. E 86, va bene, questi sono i due canali su cui non, provo magari a mandare un messaggio su cui andiamo. Adesso rendiamo la palla a Benny perché... e andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.
Ottica Pasquini, a Bologna dal 1907. Ottici da quattro generazioni, lenti di altissima qualità e strumentazioni innovative. Per i tuoi occhi, la preparazione del dottor Gianluca Pasquini, laureato in ottica e optometria, e l'esperienza di Luigi Pasquini, maestro ottico. Specialisti in lenti progressive, analisi visiva e lenti a contatto, associato al gruppo Green Vision. Ottica Pasquini, dal 1907, via Indipendenza 20M, Bologna. Buona visione sempre. Finalmente l'ho trovata. Ce ne siamo. Ti dico che lei è sicura, capace, sa essermi vicina, solidale e crede nei miei stessi valori. Stai correndo troppo. Ci darà una mano con la nostra startup. Senti, io gliel'ho chiesto. Di sposarla? Ma no, di diventare socio. Socio di Emil Banca. Entra in Emil Banca, la tua passione è anche la nostra. Emil Banca, il cuore nel territorio. Mi dicevi della Ferrari? L'elettrauto. Beh, e allora? Taxi click, geolocalizzati, un'app gratuita ancora più easy. E arrivano al volo dappertutto. Oh, forse ho esagerato un po', ma Taxi click easy è straordinario. Quasi quasi mi faccio uno Yomo. È nato Yomo Go! Da oggi puoi goderti lo yogurt dove vuoi tu. Buono, 100% naturale. Yomo Go, lo gusti senza cucchiaino ovunque sei, perché si conserva 4 ore fuori frigo. Yomo Go, il nuovo modo di mangiare lo yogurt. Naturalmente Yomo. Vivere in un ambiente sano e respirare aria pulita sono bisogni irrinunciabili dell'uomo. Lavorare nel rispetto dell'ambiente e della salute è un dovere. Questa è la filosofia di Tama Aernova, sistemi di filtrazione industriale. I nostri prodotti sono volti alla tutela della salute dell'uomo, purificando l'aria all'interno del posto di lavoro dalle polveri nocive derivanti dai vari processi di lavorazione industriali e all'esterno abbattendo gli inquinanti presenti nei fumi emessi dalle centrali a combustione. Tama Aernova S.p.A. Contribuiamo a costruire un mondo migliore. Alubox, azienda bolognese con sede a Pianoro, produce cassette e casellari postali condominiali. Propone, tra una vasta gamma di prodotti, i nuovi casellari condominiali da esterno della serie Slim in varie colorazioni e composizioni, 100% made in Italy. E per i tuoi regali, scopri le nuove bacheche portachiavi Mia Key e le cover intercambiabili per la cassetta postale Mia. Trova quella che più ti piace e cambiala quando vuoi. www.alubox.it. Seguici su Facebook. Alubox, apposta per te. A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Basket, volley, calcio, tennis, karate, judo, danza, ginnastica ritmica, pallamano e rugby sono praticati da oltre 2500 atleti con non meno di 200 istruttori a stagione. Testimonial d'eccezione di Eurocamp, coach Stefano Pilastrini ed il play vice campione olimpico Gianmarco Pozzecco. Eurocamp, con 15.000 metri quadrati di area a pochi metri dal mare, è luogo ideale per ritiri di squadre pre e post campionato, gite scolastiche, campi scuola con ambienti ideali per corsi e stage. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Bentornati in studio, andiamo ora a vedere il filmato che offre il Punto Fortitudo. Dalla costola di una grande azienda nata nei primi anni 60 nasce un nuovo gruppo industriale che riunisce le diverse anime storiche. Hop Group. Hop Design Lab, progettazione e design. Hop Displays, fra le poche aziende europee specializzate in espositori per make-up a 360 gradi. Hop Shops, progettazione, interior design e realizzazione degli arredi dei negozi mono plurimarca. Hop In Store, partner unico delle agenzie di in-store promotion e realizzazione dei corner shop. Shop. E ancora Opla Shopping, il nuovo shop online, dove troverete prodotti per l'esposizione del make-up, general testers, mobili per il monomarca, mobiletti per ragazze, carrelli per parrucchieri, vanity mirrors per la donna e prodotti per l'uomo, oltre ad accessori per l'ufficio e altro. Marco.
ne abbiamo parlato con già con Marco Cararetto, diciamo che si chiude ufficialmente questa stagione con la finale vinta con Roma, tra l'altro Aldo un risultato simbolico, no? Vincendo 103-100, 103, insomma penso sia un risultato simbolico. Quindi questa squadra creata con grande competenza da coach Martino e dal general manager Cararetto, praticamente ha vinto la Supercoppa, ha guidato e dominato, possiamo dire, la stagione regolare in campionato con la promozione in Serie A e ha anche vinto questo scudettino della 2, quindi una grande stagione. Quindi credo che le cose più importanti siano state azzeccate, in primis devo dire il coach e il general manager, i due americani, una squadra che poi è diventata unita e forte. Ora c'è il progetto tecnico per il futuro e non solo tecnico, evidentemente anche economico e societario, ma noi ci occupiamo di quello tecnico, e non sarà sicuramente una matassa facile da dipanare, perché già sarebbe stato difficile scegliere chi tenere in una squadra che ha giocato così bene, Aldo, e anche così unita. Poi adesso si legge le dichiarazioni di Delfino, che rimarrebbe volentieri, ed è un giocatore che è arrivato in fondo per sostituire l'infortunato Cinciarini. Si legge Rosselli, che era sempre sembrato fuori dal progetto perché lui ama essere promosso con le squadre di A2 dove è un leader, l'abbia detto per forma o per sostanza, ha detto io rimarrei volentieri, accetto la gestione della società. Di Mancinelli non si discute perché è capitano e pare abbia una promessa perché possa rimanere. Non è facile adesso scegliere a maggior ragione con questa situazione, più il discorso di Hasbrook che abbiamo fatto prima, no? Quindi diciamo, anche se sono bravi, non sarà facile scegliere. No, non sarà facile, e credo che la cosa più difficile adesso sia riuscire a mettere da parte il cuore e far prevalere la ragione. È chiaro che tutti noi siamo affezionati a quello che è successo quest'anno, però sappiamo, la 1 è un'altra cosa, sicuramente si cercherà di trovare degli equilibri e delle dimensioni diverse che permettano comunque in qualche modo di andare avanti con qualcosa di questa squadra. Credo che però la fiducia totale, la società e chi rimarrà lo meriti, perché è stato qualcosa effettivamente di mai in discussione quest'anno. Sembra fin troppo facile quando in realtà il campo sono state partite vere, non ultima quella con Roma. Certo. E parliamo invece ora di Virtus, mandiamo la grafica, chi inizia? Alessandro, direi. Sì, io mi sono fatto un po' di punti sulla Virtus, anche alcune cose le abbiamo dette. Ora cerco di essere io diciamo più freddo e più asciutto possibile, al di là diciamo, no, anche perché io ti dico subito che, visto che qualche settimana fa qualcuno qua si è presentato in studio con una bella maglietta bianco-blu con un'aquila, allora io stasera, visto quello che è successo, il mago Silva stasera è tenuta nascosta fino all'ultimo, ragazzi, da buon virtusino. Vabbè, così questo pareggia, Fabrizio, pareggia il papillon bianco-blu. Ecco, allora, così, quello diciamo che cerco di dire. Okay. Naturalmente colpo condivido, di condivido la, colpo di scena, colpo di scena. Beh, insomma, ragazzi, condivido l'emozione di Alessandro. Credo che sia giusto proprio ricordare, visto che la vittoria, parliamo di vittoria di Coppa della Virtus, sia giusto ricordare il lavoro somestre ordinario che ha fatto Sacripanti. Bravo. In questa Coppa, girone d'andata, non dimentichiamolo, con squadre tutt'altro che deboli, dominato e vinto senza una sconfitta. Portata quindi la squadra ad affrontare non avversari deboli, ma due avversari più abbordabili di altri, che sono stati prima Le Mans e poi Nanterre, cominciata con Sacripanti anche questa fase eliminazione e chiusa con Djordjevic. Sarebbe ingiusto negare il lavoro di Sacripanti, come sarebbe ingiusto dire che l'impatto di Djordjevic sulla Lega, sull'Europa, perché in campionato non è stato così, sull'Europa non si è visto, perché questa squadra difende in tutt'altro modo, sfrutta Baldi Rossi come equilibratore in un modo più giusto, più azzeccato,
chi non difende o chi non fa certe cose va in panchina o va in tribuna, chiunque esso sia. Questa è una mano di Djordjevic che va riconosciuta. All'interno di questo, cercando di essere razionali, rimane Alessandro il problema dei rimbalzi, perché anche stasera una partita, non dico dominata, ma insomma guidata in modo sostanziale, 23 rimbalzi d'attacco per Tenerife, che poi non li ha trasformati, perché sennò vinceva. Però rimangono un numero molto, molto alto. Non sempre le squadre avversarie perderanno 20 palloni, di cui 8 o 9 su falli in attacco, come stasera, e tireranno come Tenerife con 5 su 36 da 3. Gli ultimi due punti sono questi. Può piacere o può non piacere, con Aldo ne parlavo prima, Panther è un giocatore imprescindibile per questa squadra. Non che uno può anche cambiare per il prossimo anno, però prendetelo buono, perché questo qui è un giocatore che quando si accende fa la differenza. E lui si è acceso nel primo, nel solo tempo, e ha fatto differenza. Con Djordjevic ha anche un altro atteggiamento difensivo, questo lo devo riconoscere. Poi vi chiedo a voi se trovate un punto di contatto, perché qualcuno ci sono, tra la situazione del Bologna Calcio e quello della Virtus. Perché ci sono state critiche pesantissime sul Bologna Calcio, su chi ha fatto questa formazione e questa squadra, che poi è stata rimpolpata in corso d'opera, ma alcuni giocatori sono emersi, arrivando Mihajlovic, che è allenatore serbo e anche molto amico di Djordjevic, anche lui allenatore serbo. Devo dire che, sinceramente, con tutto il rispetto per Inzaghi, il lavoro che ha fatto Sacripanti è di altra qualità rispetto a quello che ha fatto Inzaghi. Però qualche punto di contatto, devo dire, l'ho trovato. Detto questo, vi lascio a voi la palla, dando naturalmente l'apertura all'uomo della sciarpa, perché ho diversi punti da analizzare. Allora, parto anch'io da Sacripanti, perché vuoi ricordare che Sacripanti è partito con un 7-0 in Coppa, mettendo lì già una certezza importante che è valsa praticamente tutta la stagione europea della Virtus. È arrivato primo nel proprio girone eliminatorio, cosa non trascurabile, perché qui a Bologna la gente ha la memoria un po' corta. La presentazione della stagione della Virtus quest'anno diceva vogliamo arrivare alle Final Eight di Coppa Italia, ci sono arrivati e hanno anche battuto Milano arrivando in semifinale, quindi andando oltre quello che era l'obiettivo iniziale. Vorremmo ben figurare nelle coppe cercando di passare il primo turno, l'hanno passati da primi in classifica e oggi possiamo dire hanno vinto la coppa, quindi sono andati ben oltre anche in questo caso a quello che era l'obiettivo iniziale di stagione. Purtroppo non hanno raggiunto il terzo obiettivo, che erano l'accesso ai playoff, ma io credo che, e l'ho già detto altre volte, questa squadra fondamentalmente, un po' per la mancanza di tutto il campionato del centro titolare, un po' per aver avuto Martin fuori metà stagione, un po' perché comunque in panchina tu hai avuto per buona parte della stagione un backup del play titolare che era un ragazzo di 19 anni, da cui secondo me forse si è preteso anche troppo rispetto a quello che poteva essere lo stato di maturazione di questo ragazzo. Questa squadra secondo me è una squadra che per sostenere due importanti competizioni come la Champions e il campionato era una squadra oggettivamente corta. Ricordiamoci che in panchina la Virtus aveva anche uno che veniva da due grossi infortuni, che era Alessandro Cappelletti, che comunque anche lui ha 21 anni, non è che ne ha 27 o 28, e ha Berti, che fondamentalmente non l'abbiamo mai visto nei 12. Quindi è una squadra che ha giocato relativamente corta per tutta la stagione, che ad un certo punto probabilmente abbiano deciso, forse inconsciamente, di scegliere un obiettivo e scegliere la Champions, credo che sia anche abbastanza normale e naturale. Perché hanno scelto la Champions? Credo che stasera lo possiamo dire. Perché chi oggi potrebbe scommettere su una vittoria contro Milano in una serie di playoff? La Virtus. Questa Virtus? Nessuno. Vincere due partite secche, come è successo ad Anversa, era possibile, anche perché gli avversari, oggettivamente, bisogna riconoscerlo, nonostante stasera si possa festeggiare finché uno vuole, però gli avversari che la Virtus ha incontrato in questa Final Four non credo siano a livello di una Milano italiana. Quindi credo che l'obiettivo più a portata di mano di questa società quest'anno fosse proprio la Coppa, e io sposo questa filosofia di aver scelto come obiettivo principale proprio andare a vincere la Coppa.
su quello che posso dire di quello che ho visto da questa Champions League, di questa Final Four, io credo che, hai detto benissimo Marco, la Virtus con l'avvento di Djordjevic ha cambiato pelle, ha faticato tantissimo nelle prime partite, a parte le prime due, le altre ha faticato tantissimo, perché Djordjevic ha fatto giocare la Virtus con meno isolamenti. Ricordiamo quante volte abbiamo visto Mbaye in isolamento, giro e tiro, tirare in fade away, lo stesso Aradori, cosa che abbiamo visto sempre meno nel corso della stagione venendo avanti, e ha Djordjevic ha introdotto un gioco dentro fuori con un passarsi la palla molto più frequente, cosa che con Sacripanti non si vedeva. Tutti giocano per la squadra, altra cosa che io ho notato, proprio in virtù di questo nuovo metodo che i giocatori hanno dovuto assemblare, quindi hanno faticato anche in certe partite a mettere in pratica. Stasera, come venerdì, Panther sopra tutti. Panther oggettivamente è evidentemente quel tipo di giocatore che sente molto gli impegni importanti, è il giocatore che quando c'è effettivamente da giocarsi qualcosa di importante viene fuori. E basta, direi sostanzialmente. Io una nota che voglio citare, perché qualcuno probabilmente si è già dimenticato. L'amico, e lo dico oggi, nonostante sia tra virgolette caduto un po' in disgrazia, l'amico Marco Martelli forse non ha costruito poi una squadra così sbagliata, visto il risultato di oggi, che abbia costruito una squadra corta, ma probabilmente non aveva altre possibilità, ed è anche probabilmente stato un po' sfortunato, perché il centro titolare, che ricordiamo, a mio modo di vedere, era l'uomo su cui Sacripanti aveva incentrato il proprio gioco, perché Sacripanti è famoso per volere nelle proprie squadre un pivot grosso, importante, che quest'anno non ha mai avuto, e quindi anche quello credo sia un motivo del perché Sacripanti a un certo punto è andato nel pallone e non era più in grado di gestire la squadra, perché la squadra non era fondamentalmente la sua. Però detto questo, secondo me Marco Martelli non ha fatto un così cattivo lavoro, e quindi io gli dedico un pensiero in questa serata. Beh, io penso ci siano già i risultati, senti un po' da Max. Esatto, sentiamo da Max, nel caso se... Allora non c'è ancora. Posso? Così cominciamo a fare un po' di derby. Perché guarda, stasera puoi dire quello che vuoi. Ricordiamolo, Alessandro resta virtusino e io resto fortitudino, perché qualcuno aveva dei dubbi. Assolutamente. Così li, guarda, li chiariamo. ti faccio una sciarpata in diretta così. Io non me la sono portata, ma insomma, garantisco. Condivido molto di quello che ha detto Alessandro, non tutto. Beh, certo. Nel senso che io credo che faccio fatica a pensare che si sia scelto un obiettivo piuttosto che un altro. Penso inconsciamente, che ho detto. Penso che una squadra come la Virtus, che ha il terzo budget del campionato, almeno l'ottavo posto, avrebbe dovuto, ancora qualche chance, portarlo a casa, indipendentemente poi da quello che sarebbe stato il risultato per Milano. Era comunque un dovere da assolvere, avrebbe significato comunque chiudere positivamente tutti i campionati affrontati, incassi importanti, credo fosse un minimo doveroso sindacale per il campionato. Credo invece che questa squadra, che è fatta di buoni giocatori, non campioni probabilmente, e credo anch'io che Martelli abbia dovuto, come capita a tutti nel costruire le squadre, in qualche caso fare di necessità virtù, sia una squadra però che non ha una chimica organica e che quindi, essendo fatta di giocatori di talento, nelle competizioni senza ritorno, nella partita secca, esaltano il loro talento, la loro... Non a caso era successo alle Final Eight di Coppa Italia, eliminando Milano. Devo dire che il lavoro di Djordjevic mi sembra molto importante in prospettiva futura, essere riuscito già a impostare il suo credo tecnico, che è molto diverso da quello di Sacripanti e che credo in quel momento avrebbe fatto fatica ad arrivare poi in fondo alla stagione con questo stesso risultato, per i motivi che diceva anche Alessandro prima. L'altra cosa, secondo me, a Paiola questa stagione ha fatto benissimo. Ha fatto benissimo, credo. Anche perché ha 19 anni, smettiamola di dire che sono giovane. Certo,
però credo che abbia fatto benissimo a Paiola l'arrivo in panchina di un playmaker di così grandissimo spessore. Credo che Paiola imparerà tantissimo se sarà in grado di ascoltare le indicazioni di Djordjevic. A proposito di chi ci credeva, questo non è Basket Magazine uscito adesso, subito dopo il trionfo della Virtus, porteremo bene, saremo stati buoni profeti. In realtà questo servizio per 15 giorni è uscito il giorno dopo il fatto della discoteca e io ho detto mannaggia quel servizio, il giornale e i virtusini ce lo tireranno in faccia e l'abbiamo praticamente nascosto in questi giorni. Oggi possiamo dire che l'avevamo azzeccato. Una bella, bella chiacchierata in cui Chalmers racconta tanti aneddoti della sua vita e poi anche il parere di due grandi giornalisti come Alberto Bortolotti, che vede proprio, tornando al tema di Marco, in Mihajlovic e in Djordjevic, cioè nella durezza serba, il punto di collegamento tra il Bologna e la Virtus oggi, e Maurizio Roveri. Ecco, tra l'altro, scusa, Alberto Bortolotti che salutiamo perché da quello che so spesso la mattina del lunedì mentre fa colazione vede la nostra replica, quindi lo salutiamo. Sì, l'ho sentito anche stasera, vedi, confermo. Adesso andiamo con l'ospite, ma vedi Aldo perché noi ci friggiamo di avere Alessandro e Fabrizio, perché sono bravi. Ecco, e sono bravi, allora sanno quello che dicono. Allora, sì, andiamo con l'ospite. Andiamo con l'ospite direttamente. E poi tra un po' andiamo a vedere anche e poi parliamo anche di sedia Reggio Emilia. L'ospite. Io e Fabrizio siamo bravi anche perché facciamo parte della stessa classe del 1963. Certo, certo. Esattamente. Certo, certo. Comincia a essere un po' stagionato. Allora, Aldo, diciamo intanto questo, da tifoso e da appassionato da tanti anni del basket e della Fortitudo in particolare, pur con tante delusioni che questa squadra ormai fa parte, no, del DNA Fortitudo, si vive per soffrire fondamentalmente. Quindi uno fa fatica a dire beh, questo è l'anno giusto. C'è stato un momento durante l'anno in cui ha detto ma non siamo promossi sicuri, ma insomma potrebbe essere l'anno giusto? E se c'è stato, quando c'è stato? Beh, oddio, proprio perché non abbiamo mai certezze, quindi nessuno, credo, a un certo punto la fossa ha iniziato a canticchiare qualcosa di interessante, però ci sono state delle vittorie comunque importanti con Treviso, con Montegranaro, già nel girone d'andata, che ti davano la dimensione dello strapotere della squadra. Poi tutti ci aspettavamo che succedesse qualcosa di drammatico, perché purtroppo è nel DNA della Fortitudo, grazie a Dio non è successo, i momenti di calo sono stati gestiti bene, le difficoltà, quelle poche difficoltà forse di all'interno della squadra, l'allenatore, tutto lo staff tecnico evidentemente le hanno fatte diventare quasi un valore assoluto, e quindi siamo qui a parlare di una grandissima cavalcata, insomma. Non vedo dei momenti bui e se ci sono stati bravi a tenerli nascosti. Senti, nei tuoi contatti, diciamo, da imprenditore, contatti che con una macelleria così importante come la vostra avete sia a livello cittadino, regionale, ma anche nazionale, hai percepito diciamo, un'attenzione particolare, ecco, verso questi risultati della Fortitudo, verso questo ritorno possibile e poi concretizzato in Serie A? Se ne parlava, c'era curiosità, hai percepito qualcosa? Beh, mi sembra che l'entusiasmo sia riesploso fra i tifosi, mi sembra che fra gli imprenditori, grazie a Dio, qualcosa si stia muovendo, effettivamente è qualcosa di molto interessante, visto anche dall'altra parte del guado, questo pubblico che effettivamente è in grado di regalare emozioni e gioie nello sport in generale e nel basket poi in particolare, cosa non scontata così a livello nazionale. Senti, prima abbiamo fatto un'analogia tra le vicende del Bologna e della Virtus, non tutte uguali, ma c'è qualche analogia, l'abbiamo trovata. Io ci ho pensato prima, conoscendovi da tanti anni,
Nella scalata, possiamo chiamarla scalata, della vostra azienda, insomma della macelleria Zivieri Massimo, in pochi anni, no? Da, possiamo dire da bottega, tu dicevi con 4-5 dipendenti non tanti anni fa, a oltre 60 di adesso, con punti vendita nel pieno centro di Bologna, Zola Predosa, a Fico, con rapporti almeno nazionali di grande livello. Ecco, c'è qualche analogia, visto anche la brevità del tempo in cui avete fatto questa scalata, come la brevità del tempo della riscalata della Fortitudo, oltre la fede tua, di Massimo e di una parte della vostra famiglia verso questa società, ma c'è qualche analogia? Ma credo che l'analogia più grande sia appunto l'entusiasmo della quotidianità, di fare quello che piace e di credersi al di là e al di sopra di ogni ragionevolezza. E questo quindi è l'analogia più grande che è con il tifo, soprattutto della Fortitudo. Per il resto sono due contesti completamente diversi. Riuscire a parlare da imprenditori in un mondo come quello sportivo, e soprattutto del basket e soprattutto della Fortitudo, lo dimostrano le esperienze che abbiamo avuto qua, è molto difficile, insomma. E ci auguriamo in realtà tutti quanti che questa struttura societaria che sta nascendo si riesca a solidificare, perché chiaramente sarebbe la tranquillità più grande per avere dei campionati, per non dover vedere queste sciarpe appese troppo spesso. Per chiudere, tu hai detto già in apertura, magari ti è costato, ma da persona intelligente e aperta l'hai detto, comunque, che questi risultati della Fortitudo torna in Serie A, della Virtus che comunque vince una Coppa internazionale, una Coppa europea, fanno bene, no? Alla città, al movimento, all'imprenditoria, agli interessi, eccetera, eccetera. Ecco, da appassionato di basket, senza andare sui nomi, che cosa ti puoi augurare per il prossimo anno per la Fortitudo? In parte hai già risposto, no? Una solidità societaria che dia una certa garanzia. Ecco, sul campo, perché sappiamo che vincerla a due non dà certo delle garanzie di poter dominare in A1. È vero che le società che da qualche anno sono salite, l'esempio tipico è Reggio Emilia, poi c'è Trento, poi c'è la Virtus, poi c'è Trieste, cioè sono diventati Brescia, però, Brescia, bravissimo, Brindisi, cioè sono diventate tutte importanti. Ecco, senza magari sognare troppo in grande, ma ecco, da appassionato, solidità della società e una squadra che possa... Beh, intanto una squadra che riesca a entusiasmare non tanto per le vittorie quanto per il famoso spirito Fortitudo. Poi è chiaro che quello che ci si augura in realtà è che quello che è successo negli ultimi anni con chi è stato promosso, e soprattutto con chi è stato promosso con quasi strapotere, insomma, anche negli ultimi campionati, poi è riuscito comunque sempre a ben figurare. Questa è la speranza più grande, insomma, è inutile che dica playoff o salvarsi tranquillamente, perché in realtà è tutto da giocare. Credo che non ho dubbi che la società riuscirà a muoversi bene e ci siano le possibilità comunque per fare un campionato divertente. Vediamo, sì. Volevo dire una cosa, sì. Guardavo adesso Massimo nel monitor, forse l'avevamo già detto, io l'ho notata adesso, ma non è Massimo, è Pilutti. Lui è Aldo. Aldo. È Pilutti, è identico. Ah. È identico. Anche come altezza si avvicina. Anche come altezza si ricorda il Pilu. Vedi, appunto, le analogie. Dai, andiamo sui risultati, sì. Penso che ci saranno ora. Ora chiediamo, allora Max, ti chiedo se riesce a mandarci i risultati. Eccoli, grande Max. Partiamo da Brescia. È corretto, perché è un anticipo che si è giocato. Quindi. Uh-huh. Virtus 77-75, Trento Milano 77-79 ai supplementari, Cremona Venezia 80-65, Trieste Sassari 65-86, Cantù Torino 86-76, Pesaro Reggio Emilia 73-100, Varese Pistoia 98-70, infine Avellino contro Brindisi 83-87. Lasciaci i risultati, Max, perché ce ne sono tanti che sono davvero molto interessanti. Intanto, bene, il primo, Milano che vince a Trento, ci sta. Trento è in un momento buono, ma non sta giocando come negli anni scorsi. Però questo significa Milano prima con certezza. L'80-65 di Cremona-Venezia certifica un campionato straordinario di Cremona e una Venezia che non è mai decollata. Sassari che vince di 20 a Trieste
è la conferma che Sassari sta vivendo un momento magico e che può essere davvero l'outsider per impegnare Milano. Non posso non commentare, sappiamo che da Pesaro ci guardano, il 73% di Pesaro con Reggio Emilia. Questo dimostra che Pillastrini ci metterà del tempo, ma le sue mani sulle squadre le mette. Però ecco, come una squadra che deve salvarsi, che magari si salverà perché Pistoia non vince mai o perché Torino retrocede a tavolino, ma come Pesaro, che ha una forza di americani superiore agli altri, non ha una squadra lunga, possa perdere di 27 punti in casa con la diretta concorrente andando sotto di 20 subito, significa che l'approccio alla partita non è giusto, significa che Pesaro sta davvero facendo, con una squadra, Fabrizio, abbiamo sempre detto, non fortissima, ma meglio degli anni scorsi, sta facendo peggio. Sì, direi che da Galli a Bonicioli alla fine il risultato non è cambiato. No, credo che come percentuale di vittorie Galli sia avanti. Probabilmente sì. Poi ormai il derby è lanciato, quindi infierisco. Quanto vi costerà quella tabellata di Vitali? Beh, ma ci costerà come la mezza tabellata di Dei l'anno scorso a Venezia. È la stessa, quello non fu una tabellata, ma fu un lancio del pallone in aria. Credo più ingiusta di questa, per come l'aveva giocato la Virtus. Sì, sì. Ma quella partita lì la meritava proprio la Virtus. Ma la Virtus non deve recriminare sulla tabellata di Vitali, deve recriminare sulla sconfitta interna con Pistoia, deve recriminare sulla sconfitta a Pesaro con una partita praticamente già vinta. Vediamo la classifica che capiamo di più. Allora diciamo, Aldo, Milano prima c'è con certezza, manca una partita a 4 punti e finita quella storia lì. Brindisi con oggi, e abbiamo avuto Vitucci noi ospiti settimana scorsa, ancora aveva un po' di paura, adesso Vitucci è, credo, non so la differenza con Sassari, penso ce l'abbia favorevole, è quarto. Sassari lanciatissima, non so se alla 14esima o 15esima vittoria di fila. Varese che potrebbe fare i playoff se vince a Bologna, se non vince secondo me fa un po' fatica. E incredibilmente Avellino è riuscito in un'impresa più unica che rara, con quello che ha speso e ha investito, oggi sarebbe fuori credo dai playoff se la classifica è... è fuori dai playoff. Oggi sta fuori. Oggi sta fuori e non credo che abbia una partita semplice domenica prossima e potrebbe rischiare di star fuori. Non so se la Virtus teoricamente può ancora farcela, 2, 4, 6, 8 è fuori. Fuori. È fuori perché è a 4 punti dalle squadre che la precedono. Pistoia è la più diciamo indiziata alla retrocessione, se va in porto i 6 punti di penalità per Torino, Torino potrebbe scendere a 10, ma è ancora aperto il discorso perché c'è il ricorso di Milano per il caso Nannelli. E quindi Pistoia potrebbe perdere i 2 punti ottenuti a tavolino. Lo vedo improbabile però. Hai ragione, anch'io lo vedo improbabile, tanto più a questo punto che a Milano non serve. E la possibilità però che Torino possa vincere l'ultima partita in casa con Pesaro e Pistoia perdere la prossima e quindi a parità passerebbe, si salverebbe sul campo Torino. Comunque, mi sono dimenticato, Brindisi straordinaria, va a vincere anche Avellino. Io non ho più parole per Vitucci per questa squadra. E adesso iniziamo a leggere qualche messaggio. Sì, magari iniziamo dopo perché non riesco a far partire il programma. Beh, abbiamo un punto di Reggio Emilia. No, ok, ci sono. Rapidissimo, allora, che ha fatto la vittoria decisiva del campionato e adesso è salvo matematicamente. Vai. Allora, abbiamo Francesco, è il primo che ha mandato, lo leggo perché è anche carino. Bene lo scudettino, per lo scudettone diamoci il tempo che ci vorrà, ma spero non sia troppo tardi, ho già 74 anni e mezzo. Quindi dai, è anche... Cioè, mi è piaciuto molto perché... Anche il mezzo non è male. Esatto, soprattutto il mezzo, veramente carino. Allora, Davide ci scrive, complimenti alla Virtus che avevo pronosticato vincente dopo i gironi, avendo notato che il vero obiettivo, soprattutto per gli americani, fosse la Coppa, anche se il livello delle Final Four non mi è parso eccelso. Complimenti alla Sassari di Pozzecco per quanto sta facendo e non me lo sarei aspettato. Speriamo che questi successi diano slancio al basket italiano. Beh, questo è un auspicio che abbiamo espresso anche noi. Mi trova d'accordo. Allora, un altro messaggio dice, lo manda Andrea, bravissima la Virtus, ma il Bamberg e il Tenerife visti ad Anversa non valgono le migliori squadre di A2 italiane, Fortitudo, Treviso, Montegranaro, Roma. No.
non sono d'accordo. No. Allora, ragazzi, il Bamberg è in un momento di calo, ma è una squadra di livello di Eurolega, non con questa squadra, gli anni scorsi lo era. È una squadra che fino a un mese fa ha battuto formazioni molto forti. Tenerife è una squadra che ha giocato male contro la Virtus, per meriti della Virtus in difesa e anche per una media scandalosa che ha fatto nel tiro a tre punti, che è l'arma principale di quella squadra. Ma è una squadra solida, ha vinto la Coppa l'anno scorso, è una squadra comunque importante. E poi io penso anche alle squadre che non ci sono, perché ci sono squadre eliminate. AEK. AEK di banchi, ma anche la squadra che, da cui la Virtus ha perso in casa ed aveva vinto in trasferta con quell'allenatore, con quella con la coda. Ivanovic. Ecco. E quella è una squadra che è rimasta fuori sorprendentemente, ma una squadra di valore. Adesso non facciamo diventare questa Coppa l'Eurolega. Diciamo anche che in questa Coppa giocavano anche una certa Venezia, che non, era, non è proprio l'ultima in campionato, quindi insomma, paragonare queste finaliste con le, delle squadre di A2, e ripeto, e l'ho detto prima agli amici qua della Fortitudo, attenzione perché la A2 è un campionato diverso dalla A1, a maggior ragione poi una Coppa. Io credo che se per due sere due squadre sicuramente di livello importante come il Bamberg e il Tenerife hanno tirato con percentuali ridicole, non sia stato un caso, ci sia stato molto merito della Virtus. Sì, anche perché il Bamberg, ricordo, ha tirato 5 su 23 in semifinale e il Tenerife 5 su 37. Non credo che sia un caso. Non può essere un caso. Poi ognuno la pensa come vuole. Sorprendente il 2-2 nella serie tra Trapani e Treviso. Per me non è no. Che Treviso abbia avuto il picco di forma troppo presto, rimane comunque la squadra più forte e profonda, dice Davide. È vero, la squadra più forte e profonda è con Logan. Però Logan lo vedo un po' usurato, come giusto che sia, a 37 anni, quindi tremendo se si va in uno scontro diretto, non lo vorrei mai contro, però io mi scelgo Capo d'Orlando come squadra da promozione. Ecco, abbiamo già i risultati. Grazie Max, quindi li anticipiamo. Esatto, li anticipiamo. Trapani e Treviso sono sul due pari, ma la bella Treviso la vincerà in casa. Rieti Forlì due pari, ma... questa è un risultato, diciamo, la bella non è semplice. Verona, non credevo che Verona vincesse due partite a Casale, brava, devo dire. Dal Monte si è ripreso dalla sconfitta interna. Roseto rischia perché ha perso in casa con Treviglio e sul due pari la bella se la gioca là. Finelli batte Bergamo nettamente, però uno l'ha perso in casa, la bella Bergamo, Bergamo favorita. Montegranaro perde. Quindi alla bella in casa contro Latina, Udine grande delusione, d'altra parte se non si è riusciti con Cavina qualche cosa non ha funzionato, grande delusione, Udine aveva una squadra costosa e importante. Capo d'Orlando straordinaria, ripeto, la vera vincitrice o la, quella che sul campo avrebbe vinto nell'altro girone senza i problemi di Siena sarà un ostacolo durissimo per Treviso e per le altre, perché ha una coppia d'americani che valgono 60 punti in due, ha ingaggiato Gio Trapani, che è un giocatore che a questo livello conta, e ha un grandissimo allenatore, perché Sodini è un grande allenatore. E poi c'è Bruttini, che lotta con Rosselli per, chi, per il più promosso dalla A2. È così, io, Ricordiamo, Marco, io e te l'abbiamo già detto domenica scorsa, Guido Rosselli che entrerà di diritto nella storia del basket bolognese, perché è l'unico giocatore a oggi ad essere stato promosso dalla A2 alla Serie A, sia con la Virtus che con la Fortitudo. Direi che in generale si nota una differenza minore rispetto agli ultimi anni tra il girone ovest e il girone est. Hai ragione. Questo hai... Leggiamo qualche altro messaggio, ce ne sono alcuni carini. Allora, uno ce lo manda Stefano, che scrive: quale Virtus il prossimo anno? Chi rimane e chi va via? La partita di oggi, secondo me, apre qualche interrogativo in più. E poi la società farà le sue scelte anche in base a quello che noi non vediamo la vita privata dei giocatori e non vediamo come si allenano, evidentemente, certo. Li vediamo solo in campo. Però una cosa mi ha fatto piacere: io mi ero espresso a favore di Mbaye a inizio stagione, riconosco che è un giocatore molto alterno anche all'interno della stessa partita, però un bel giocatore. E stasera tutti parliamo di Panther,
ma l'imbaglio del primo tempo, tra rimbalzi, stoppate e canestri, ci ha messo un bel... Io ne approfitto con questo messaggio per andare dietro alle tue analogie tra Djordjevic e Mihajlovic. Credo che in questo momento, dopo la vittoria di questa Coppa, Djordjevic sia nelle stesse condizioni di Mihajlovic se riuscirà a ottenere la salvezza, come io credo riuscirà. E cioè è in grado oggi di poter decidere quello che sarà il futuro della società per cui lavora. Io penso che ne rimarranno pochi, nonostante la vittoria. Probabilmente sì. Io non penso che ne rimarranno molti. Qualcuno forse su cui si pensava, cioè obiettivamente io uno meglio di Panther, con pro e contro, non lo vedo da trovare facilmente, ad esempio. Uno meglio di Taylor, sì, perché Taylor è troppo alterno e troppo famoso. Anche stasera quel tecnico, credo che si sia un pochettino scavato la fossa con quel tecnico. Si è dato una bella mazzata con quel tecnico. Andiamo avanti con Roberto che scrive: è poi stata costruita così male questa squadra? Sacripanti ha lavorato poi così male, visto dove era già arrivato in Coppa? L'abbiamo detto, abbiamo risposto. Giorgio ha dato un volto buono e positivo in difesa, ma il lavoro di Sacripanti di prima va valorizzato perché è stato un buon lavoro, secondo me. Allora, un messaggio anche per Sponda Fortitudo, ce lo manda Luciano e scrive: ma se giustamente si hanno dubbi sulla conferma di Hensbrook per la fisicità e velocità di gioco in A1, come si può pensare di ripresentare Mancinelli e Cinciarini? Ripeto, solo Fantinelli, poi un paio di acquisti italiani giovani e di prospettiva, poi 5 o 6 americani. Si può pensare di infilare due esperti anziani come Lunen e Hensbrook? Vedi i tifosi come sono a Bologna, come sono preparati. Non è facile rispondere. Non è facile. Magari ne lasciamo anche qualcuno per martedì, per la radio. Leggo quello che è giusto leggere di Mauri da Riccione, perché ormai bisogna leggere quelli di Mauri da Riccione. Allora, guarda caso il nostro caro Rosselli è stato votato come uno dei migliori giocatori del campionato, a differenza di altri che la società vuole confermare giocando la metà delle partite. Secondo quanto si diceva che Bonicioli era cotto, ne abbiamo ulteriore conferma appunto. Al caro Ale, prepara lo straccio per pulire la bacheca. Saluti Mauri da Riccione. Tranquillo, guarda, già tutto pronto. Io volevo dire, tornando al primo messaggio, Luciano, quindi. Sì, esatto. Sono abbastanza d'accordo con lui, perché Mancinelli deve rimanere perché c'è un contratto e che però poi... Contratto sulla parola, si parla anche di una possibilità di un suo ruolo dirigenziale. Cinciarini sembra tra quelli che rimarranno. Delfino fa capire, e anche il presidente Pavani mi sembra gradirebbe una permanenza di Delfino. Rosselli, se rimangono gli altri, ha ragione Mauri, perché no Rosselli? Mi sembra che alla fine diventano un po' tanti, 4 super senior, e che sia anche il momento di cominciare a costruire qualcosa anche che duri nel tempo. Un progetto che si è fermato 2 anni fa, inutile ripercorrere il perché e il per come, e che è quello che a me sarà un mio chiodo fisso, ha sempre fatto pensare, e un po' lo ammise anche Pavani qui da noi a inizio stagione, che anche una promozione forse non varrebbe aver magari aspettato ancora un altro anno per costruire qualcosa. Credo che 2 giocatori italiani, giovani ma non troppo, che possano già essere importanti, servano per oggi e per domani. Guarda, leggo l'ultimo di Marco, che è carino: a proposito di derby, far dare il premio a Panther da Van de Spiegel è un'altra soddisfazione. La gente guarda. In effetti l'avevo notata anche questa cosa. Che... Oggi presidente ULEB, sì. Van de Spiegel, è grande ciclista. Sì, è vero. Grandissimo. Nonostante 2 ginocchia. Sì, nonostante anche l'altezza, di solito molto, molto alti in bicicletta, pare che... No, che 2,16 forse 2,16 mi sembra. 2,16, non 2,16, 2,16. Vai, molto bene, alti. E noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Vi
Vivere in un ambiente sano e respirare aria pulita sono bisogni irrinunciabili dell'uomo. Lavorare nel rispetto dell'ambiente e della salute è un dovere. Questa è la filosofia di Tama Aernova, sistemi di filtrazione industriale. I nostri prodotti sono volti alla tutela della salute dell'uomo, purificando l'aria all'interno del posto di lavoro dalle polveri nocive derivanti dai vari processi di lavorazione industriali e all'esterno abbattendo gli inquinanti presenti nei fumi emessi dalle centrali a combustione. Tama Aernova S.p.A. Contribuiamo a costruire un mondo migliore. Volevo dirti che la casa è davvero bella adesso. C'è anche più luce, sai? Abbiamo ristrutturato la cucina e abbiamo cambiato le finestre. Senti, e quando ci vediamo per gli altri progetti? Ma con chi parli a quest'ora? Sono con Anna di Emil Banca. Ah, ciao Anna! Entra in Emil Banca. I tuoi progetti sono di casa. Emil Banca, il cuore nel territorio. Quasi quasi divento socio anch'io. Quasi quasi mi faccio uno Yomo. È nato Yomo Go! Da oggi puoi goderti lo yogurt dove vuoi tu. Buono, 100% naturale. Yomo Go, lo gusti senza cucchiaino ovunque sei, perché si conserva 4 ore fuori frigo. Yomo Go, il nuovo modo di mangiare lo yogurt. Naturalmente Yomo. Mi dicevi che è un Rolex? Buttato. La Ferrari però? L'auto. E allora? Taxi click, geolocalizzati, un'app gratuita ancora più easy e arrivano al volo dappertutto. Oh, forse ho esagerato un po', ma Taxi Click Easy è straordinario. Alubox, azienda bolognese con sede a Pianoro, produce cassette e casellari postali condominiali. Propone, tra una vasta gamma di prodotti, i nuovi casellari condominiali da esterno della serie Slim in varie colorazioni e composizioni, 100% made in Italy. E per i tuoi regali, scopri le nuove bacheche portachiavi Mia Key e le cover intercambiabili per la cassetta postale Mia. Trova quella che più ti piace e cambiala quando vuoi. www.alubox.it. Seguici su Facebook. Alubox, apposta per te. Bentornati, partiamo con la grafica e chi avete scelto come giocatore della settimana per la Virtus? Vabbè dai, è facile. Beh, facile. L'ha scelto quelli dell'Eurolega, cioè della Champions. Sì, direi. Panther. Mi associo. Con una nota personale per Imbaye. Bravissimo, sono d'accordo. E andiamo a vedere invece il filmato per il giocatore della settimana a Fortitudo. Sarà l'ultimo perché... Dalla costola di una grande azienda nata nei primi anni 60 nasce un nuovo gruppo industriale che riunisce le diverse anime storiche. Hop Group. Hop Design Lab. Progettazione e design. Hop Displays. Fra le poche aziende europee specializzate in espositori per make-up a 360 gradi. Hop Shops. Progettazione, interior design e realizzazione degli arredi dei negozi mono plurimarca. Hop In Store. Partner unico delle agenzie di in-store promotion e realizzazione dei corner shop. Shop. E ancora Opla Shopping, il nuovo shop online, dove troverete prodotti per l'esposizione del make-up, general testers, mobili per il monomarca, mobiletti per ragazze, carrelli per parrucchieri, vanity mirrors per la donna e prodotti per l'uomo, oltre ad accessori per l'ufficio e altro. Marco. Beh, guarda, mai come questa volta, poi Aldo, te se hai qualcuno di diverso, dimmelo, noi di solito diamo un giocatore della settimana, no? Al massimo due. Io ho messo la squadra e il coach insieme, che a fine anno si fa così, insomma, ecco, cioè, con una nota speciale per gli americani, non perché siano stati più bravi di altri, ma perché hanno avuto un atteggiamento così positivo tecnicamente e umanamente che avevamo dimenticato, insomma, no? Eh sì, è un po' che non vedevamo americani, sì, che facessero la differenza. Qualcuno preso l'anno scorso in luglio, che, insomma... Che non scappasse, non ha avuto lo stesso. Dimmi. Da virtussino posso dire che sono molto contento di questa tua scelta, soprattutto per il secondo nome che hai detto, quello dell'allenatore. Sì, lo so che Alessandro ha un debole per Martino dai tempi di Ravenna, l'ha sempre detto. E
adesso ha uno scoglio grande, lui ha superato uno scoglio importante, cioè l'arrivo in Fortitudo, infatti tutti quando i giornalisti gli chiedono e gli hanno chiesto continuamente il momento più difficile, lui ha sempre risposto all'inizio, io ero il signor nessuno che veniva in una grande piazza difficile come questa con un calendario micidiale che diceva Verona e Treviso in trasferta, Udine in casa nelle prime quattro partite. Però superato questo si è praticamente aperto una strada positiva. Adesso ha un altro scoglio perché la 1 è un altro campionato, trattare con due americani che credo parlino anche italiano è un conto, parlare e trattare con 5 o 6 stranieri è un altro paio di maniche, quindi avrà un altro scoglio da superare. Ed ora il filmato che offre l'altra metà del cielo. A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Allora, per quanto riguarda le ragazze, la Mattei Plast batte Valdarno. Mi pare che avesse perso l'andata di 9, vince 73-62, quindi passa ed è con Giroldi allenatore in semifinale, bravissimi. Tava, da grande giocatrice, rientra dall'infortunio, ne segna 25 su 73 non sono pochi, da lì 16 e 10 di Tassinari. Adesso, proprio mercoledì 8, ci sono queste semifinali ed è la Matte in Plasta contro Campobasso, Magnolo Campobasso, e Civitanova che ha eliminato la squadra di La Spezia contro Palermo. Invece in A2 Cento, che si sta battendo nei play-out per cercare di salvarsi, vince la terza partita 93-80, brava perché sta giocando ancora senza ben fatto ed era partita 30 a 15, primo quarto per Legnano, recupera 30 punti di Taylor, 14 di Tafly, 12 di Moreno, 10 di White che in questi fine di stagione non sta giocando da James White, e quindi se lui giocherà anche oggi 3 su 11 al tiro, insomma ha qualche speranza ancora 100. Ne approfitto per dirvi, me l'ho dimenticato prima, che sempre nell'altra metà del cielo, noi mercoledì con i nostri ragazzi speciali Over Limits, lo facciamo vedere se Max riesce a inquadrarlo, giocheremo questa partita mercoledì in Fortitudo, in Furla, è l'8, so che c'è la festa Fortitudo 103 alle 20:30 al Paladozza, ma questa l'abbiamo avvisata 2 mesi fa, alle 5:30 giochiamo in Furla, in SG, con gli Over Limits nostri, in ricordo di Simone Fogli, il nostro capitano che è mancato purtroppo quest'estate, contro una squadra dell'Aquila Trento che ha nel suo interno anche un settore no profit, e questa squadra con un nome particolare, Vimbodi, Nizza e quant'altro di Trento, verrà a giocare in memoria appunto di Simone Fogli, una squadra formata da ragazzi disabili, da volontari, da migranti e da richiedenti asilo, e i nostri saranno come sempre integrati, quindi se avete voglia di vedere una partita speciale e poi magari andare a vedere la festa della Fortitudo, noi giochiamo alle 5:30, siamo talmente vicini al Paladozza che poi ci si può andare. Andiamo a vedere il filmato che offre l'angolo tecnico. Quando è che ha scoperto di avere questo potere? Da quando la guido. La mia percezione è come amplificata. Vedo cose che prima mi sfuggivano. In più affronto ogni sfida con un controllo che non credevo di avere. È strano, però. Quando scendo dall'auto, tutto torna normale. Nuova Subaru Outback, con sistema Insight e trazione simmetrica all-wheel drive di serie. Ora vedere è potere. Scoprila negli showroom Subaru. Subaru a Bologna è Interauto, concessionaria unica per Bologna e provincia. Vieni a vedere le nuove Forester, Legacy, Outback e Impreza. Tutte quattro ruote motrici e disponibili con motori B-Fuel o diesel. Prendo spunto da queste finali di Champion per dire che si vince in semifinale e in finale segnando un punteggio
che di solito, con cui di solito si perde. La Virtus ha segnato 73 punti in finale, è un punteggio con cui in Italia è più facile perdere che vincere, ne ha segnati 67 in semifinale, però ne ha subiti 50 e 61. E anche l'altra semifinale, Tenerife, l'ha vinta 70 a 54. Quindi praticamente dai 50 ai 60 sono i punteggi che hanno concesso le squadre che hanno vinto queste partite. E è la conferma che quando si gioca per un titolo in una competizione di livello europeo o mondiale, NBA a parte, ma è un altro mondo, nel bene e nel male. Spettacolo fisso, grandi numeri, i giocatori fanno 50, giocano uno contro uno perché lì non puoi nemmeno aiutare più di tanto, quindi lasciamo perdere. Ma... Nel mondo normale, la difesa, anche strenua, anche dura, alla fine ti fa vincere i titoli. E stasera abbiamo visto la Virtus con tutto l'ABC della difesa, anticipi, pressione, rotazione, aiuti, scalare dal lato debole. Perché in Europa sì e in campionato no? Misteri, perché questa è la difesa che Giorgio vi ha preparato, che ha mostrato a volte anche in campionato, ma nel 12-0 di Brescia, per esempio, nel finale, questa non c'era. Marco, però, l'attacco vende i biglietti, sì, lo so. La difesa vince le partite. Ti ricordo che la Virtus ha vinto la sua prima Eurolega con l'AEK tenendo un punteggio quasi da mini basket. Però, che avete scelto come MVP della settimana? Ma io proprio giocando su questa analogia tra Virtus e Sassari, perché Spissu ha giocato di qua di là, io ho scelto Panther, mi sembra che sia giusto, e Spissu. Naturalmente non ho i risultati, i punteggi dei giocatori, perché hanno giocato alle 20:45 in Serie A, non ho argomenti per sceglierne altri. Mi associo. Idem. Bene, allora diamo il prossimo turno della Virtus. Eh sì, la Fortitudo, Aldo. Al mare. Esatto, al mare, oppure guardiamo qualche filmato. Beh, noi domenica veniamo con voi al mare. La Virtus gioca contro Varese, l'ultima di campionato. Non è mai una partita banale con Varese, no, però. No, credo che sia comunque una partita che possa servire, se non altro, a salutare questa squadra dal ritorno appunto da questa vittoria. E sarà curioso perché la Virtus, credo che con la coppa al collo, cioè le medaglie al collo e la coppa di fianco, non possa giocare in modo così blando. Uh-huh. Varese deve vincere per fare i playoff, quindi sarà a suo modo una partita vera, ecco, a suo modo, poi con quello che ne consegue. Tu, allora, Aldo, non andrai a vederla, però. No, non credo. Andrai al mare. Allora, prima dei nostri appuntamenti, l'appuntamento è in edicola con Basket Magazine. Sì, ancora con il numero di maggio, lo speciale dedicato alla promozione della Fortitudo. Bentornata Fortitudo, il prossimo numero, per colpa della Virtus, dobbiamo rifarlo a metà e quindi stanotte, nei prossimi giorni. Non ti annoi? Non ci annoieremo sicuro, però siamo ben felici di farlo. Speciale Fortitudo con Antimo Martino, un bellissimo servizio di Eugenio Petrillo, la prosa di Diego Costa, che è sempre veramente una lettura con pochi eguali, più di un giornalista, uno scrittore, Diego Costa, il derby dello stato sociale, perché in realtà al di là di Lodo, super fortitudino, è diviso in due anime, il gruppo dello stato sociale, una bianco-blu e una bianco-nera, e ce la racconta Mirko Pellecchia, il poster dell'avversario della Virtus, Avramovic, un reportage sulla situazione di Siena, che speriamo comunque riesca a risalire quanto prima. Di Vincenzo, questo asso che potrebbe prima o poi vestire la maglia azzurra, attualmente gioca addirittura in NBA. E poi mi piace ricordare la nostra Mariella Santucci, che sta vivendo la sua esperienza americana. Guardate che bellissima foto questa di Mariella, che sta veramente facendo molto bene anche in America. Un servizio curioso su Instagram, siamo andati a curiosare nelle pagine di Instagram sia di alcuni nostri
giocatori, ma anche dei grandi campioni NBA e quant'altro, perché ci piace unire anche, oltre al lato sportivo, tecnico, anche qualche pagina curiosa. Poi tanto altro, dalla Serie A, Cunningham di Brescia, tanto altro ancora, Green di Avellino, la A2, l'NBA, tanto altro ancora. Ringrazio sempre il direttore Mario Alceri, i nostri caporedattori Davide Uccella, Basket Inside, Andrea Riffi, Daily Basket e Matteo Airoldi, con la new entry Eugenio Petrillo. Rubo ancora un secondo, sfrutto Basket Land e Marco Calamai, che ringrazio personalmente, insieme ai tanti che non ho potuto fare direttamente, che in queste settimane mi hanno testimoniato la loro grande vicinanza e solidarietà. Grazie a tutti. Ci mancherebbe. Prima di dare la palla e per chiudere a Benedetta, gli appuntamenti della tua azienda, della vostra azienda di Macelleria Zivieri, dove vi si trova e se c'è qualche appuntamento? La festa per Massimo c'è ancora? La festa per Massimo sarà il 1° settembre. Luogo ancora da definire? Luogo ancora da definire, ma quasi sicuramente torneremo in questo posto, che fra l'altro abbiamo appena definito nell'acquisto, questa azienda agricola sopra Sasso Marconi, l'agriturismo Le Conchiglie, un paradiso, da secondo noi un paradiso proprio vero e proprio, dove lì chiuderemo il cerchio di tante attività, un acquisto che abbiamo fatto assieme a degli altri soci, di cui la maggioranza sono fortitudini, quindi continuiamo con la prassi, e per il resto sì, Zola Predosa, al mercato di mezzo con un romanzo e a Fico con il Teatro della Carne. E Alessandro, che è un buon frequentatore, sa che ci siamo, giusto? Io, vedi, io non ne faccio una questione di colore, quindi... Benedetta. Allora, partiamo anche con i nostri appuntamenti. Domani mattina saremo in replica alle 8 circa, torneremo sulle frequenze di Radio Sportiva, invece martedì come sempre dalle 18 alle 19. Io ringrazio Aldo di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie anche a Marco Carraretto, che abbiamo sentito telefonicamente. Vi do appuntamento domenica prossima alle 22 sul canale 78 su Radio TV Anni 60. Grazie a tutti, arrivederci. Buonanotte. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da... Volevo dirti che la casa è davvero bella adesso. C'è anche più luce, sai. Abbiamo ristrutturato la cucina e abbiamo cambiato le finestre. Senti, e quando ci vediamo per gli altri progetti? Ma con chi parli a quest'ora? Sono con Anna di Emil Banca. Ah, ciao Anna! Entra in Emil Banca. I tuoi progetti sono di casa. Emil Banca, il cuore nel territorio. Quasi quasi divento socio anch'io. Vivere in un ambiente sano e respirare aria pulita sono bisogni irrinunciabili dell'uomo. Lavorare nel rispetto dell'ambiente e della salute è un dovere. Questa è la filosofia di Tama Ernova, sistemi di filtrazione industriale. I nostri prodotti sono volti alla tutela della salute dell'uomo, purificando l'aria all'interno del posto di lavoro dalle polveri nocive derivanti dai vari processi di lavorazione industriali, e all'esterno abbattendo gli inquinanti presenti nei fumi emessi dalle centrali a combustione. Tama Ernova SPA, contribuiamo a costruire un mondo migliore.